Buonasera, buonasera a tutti e buonasera anche agli ospiti. Grazie. Poi vi presenterò, ma stasera siamo per la seconda volta con un autore che è qui in terrazza con noi, in terrazza Banca Generali. E la cosa... Ripartiamo da capo. Allora, dai saluti e vai. Ok, va bene, andiamo avanti. E siamo al secondo appuntamento con l'autore. L'anno scorso l'autore ha presentato un libro, adesso Il muro scialbo, è stata la tua prima edizione, però la cosa interessante è che poi Antonio Gerormini, che è anche il coautore di questo libro, e poi diciamo converserà con il nostro Gian Domenico Vaccari, che poi vi presento. Il libro è naturalmente intitolato a Giacomo Puccini, dal Teatro Piccinni 1895 al Petruzzelli 2011. Vi anticipo un po' i punti che si prenderanno in considerazione nel corso della loro discussione. Siamo nel 1895, Puccini è a Bari per la prima della sua Madame Lescaut. Puccini rimane a Bari per una settimana e accade qualcosa di straordinario che poi gli autori ci racconteranno. Ci sono tre punti interessanti, diciamo, tra i tanti che ho colto nel vostro racconto: la ritrovata amicizia con Pietro Mascagni, la contesa musicale con Ruggero Leoncavallo, credo abbia poi anche litigato con D'Annunzio a proposito. No, pochissimo, vabbè, era un tipo molto calmo. Erano mondi diversi. Non ho mai litigato. Poi c'è l'impulso decisivo che ha dato poi alla costruzione del Teatro Petruzzelli. Poi c'è un altro punto interessante che è la caccia che è condivisa con Federico II, anche di questo poi ne parleremo. E c'è un punto interessante che è la rivalità tra gli editori musicali, che ho riportato Ricordi e Son Sogno. Vi presento naturalmente gli ospiti di questa sera. Un momento. Lo spartito non era in ordine. Lo spartito no, e non era in ordine anche perché praticamente era stato il vento, l'ha fatto volare, quindi sono rientrati, si vede. Allora, gli ospiti stasera sono naturalmente Gian Domenico Vaccari e Antonio Gerormini. Gian Domenico Vaccari, come vi dicevo, ha presentato l'anno scorso su questa terrazza il suo primo libro, è regista e dirigente teatrale, figlio d'arte, è stato direttore artistico del San Carlo di Napoli e del Verdi di Trieste e Salerno, consulente artistico dell'Opera di Roma, sovrintendente del Teatro Petruzzelli e dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, attualmente condirettore artistico del Teatro di Tradizione di Lecce. Come regista d'opera ha firmato spettacoli in tutto il mondo. Quindi il muro scialbo, come vi dicevo, è il romanzo. È stato l'esordio. Il debutto letterario ed è passato anche da qua. Antonio Gerormini, ve lo ripresento ogni volta, ma è importante sottolineare che lui è l'artefice, l'ideatore di questa rassegna letteraria. È una rassegna letteraria che ha già diversi anni, che da diversi anni noi presentiamo qui in terrazza. Le case editrici con le quali collaboriamo aumentano sempre di più. La prima casa editrice con la quale abbiamo collaborato è Radici Future. Quest'anno abbiamo anche WIP Edizioni e Gelso Rosso e ne avremo anche l'anno prossimo altre ancora. Editorialista, caporedattore di Affari Italiani Puglia,
ed è una cosa molto importante che è sempre utile sottolineare, è presidente della Compagnia degli Exultanti, associazione che ha lanciato l'iniziativa per far riconoscere patrimonio mondiale tutelato dall'UNESCO i Rosoni di Puglia. Nel 2009 ha ricevuto il premio Riccione e nel 2021 il premio Socrate. Allora, io vi ringrazio per questa presentazione un po' disordinata, ma passiamo, diciamo, ai nostri due autori. E io auguro a me stesso, a voi e a tutti coloro che ci ascoltano in diretta Facebook, che potranno anche rivedere poi successivamente, un po' il racconto di questo libro, perché l'avete scritto e anche perché comunque lo dovremo leggere. Grazie ancora e buon divertimento. Allora, grazie Francesco. Perché lo abbiamo scritto è stata una sorta di sollecitazione che ci è arrivata dall'editore, perché quest'anno celebriamo i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini e quindi volendo anche noi contribuire alla celebrazione ci hanno chiesto di scrivere qualcosa. Siccome su Puccini, bene o male, è stato già scritto quasi tutto, abbiamo deciso di prendere in considerazione la relazione tra Puccini e la Puglia, in particolare Bari, attraverso la parte aneddotica, la parte storica del suo arrivo qui a Bari in un momento completamente diverso da quello odierno, perché era febbraio, faceva decisamente più fresco, anzi diciamo che faceva proprio freddo, beati loro, una cosa. E poi la presenza, la ripresa delle opere di Puccini nell'arco di esperienza, nell'arco di relazione tra i teatri con cui ha collaborato Gian Domenico Vaccari qui a Bari e i cartelloni che hanno presentato le varie opere nell'arco temporale, lo dice il sottotitolo del libro, che va dal 1895, quando Puccini venne per la prima volta, prima e unica volta, a Bari, come dicevi, in occasione della Manon Lescaut, della prima qui a Bari della Manon Lescaut, fino al 2011, fino attraverso le riprese delle opere nei vari programmi. Come arriva a Bari Giacomo Puccini? All'epoca, siamo, ripeto, siamo nel 1895, il Petruzzelli non esiste ancora, non è nemmeno nei progetti, forse in una vaga idea da parte dei fratelli Petruzzelli, che avevano cominciato qualche anno prima, anche loro avevano colto l'occasione per 2 anni prima, nel 1893, nel 1893, la pila si sta scaricando, quello, era arrivato a Bari, chiamato dall'impresario Vittorio Scarano del Teatro Piccinni, Pietro Mascagni. Pietro Mascagni all'epoca era il periodo in cui viveva e era stato contrattualizzato a Cerignola per dirigere quella che era la Filarmonica di Cerignola. Grande banda per il periodo delle feste patronali, e abbiamo un'antica tradizione con le bande musicali, prendendo il posto di un altro personaggio che era Achille La Guardia. Achille La Guardia dirigeva la banda di Cerignola, poi emigrò negli Stati Uniti, divenne direttore di una delle bande dell'esercito di uno degli stati confederali degli Stati Uniti, ma in particolare Achille La Guardia è il padre di Fiorello La Guardia, il sindaco di New York più famoso, il sindaco al quale hanno intitolato l'aeroporto, il primo aeroporto di New York. In quel periodo Vittorio Scarano, avendo a due passi Pietro Mascagni, riesce ad averlo non solo per la presentazione della Cavalleria Rusticana, che era stata ultimata
durante il soggiorno a Cerignola di Pietro Mascagni, ma ad averlo anche come direttore dell'orchestra che eseguiva e che seguiva la presentazione dell'opera. Durante quel soggiorno, quelle repliche di Cavalleria Rusticana, si presentò la situazione che si ripeterà poi con l'arrivo di Giacomo Puccini, dell'insoddisfazione da parte di molti spettatori perché non riuscirono ad avere il biglietto nonostante il moltiplicarsi delle repliche. Il Puccini era piccolo, le repliche nonostante fossero tante non riuscirono a soddisfare la domanda, molti rimasero senza biglietto e quindi questa cosa, ripeto, che si ripeterà con Giacomo Puccini renderà poi evidente la necessità per la città di avere un nuovo teatro, quindi darà una sorta di spinta decisiva alla decisione di dare il via, non solo prima di dare la concessione ai fratelli Petruzzelli che con una lungimiranza unica avevano immaginato che un teatro, quindi il fatto culturale, un evento culturale potesse dare spinta all'economia della città, perché i due fratelli Petruzzelli, commercianti di tessuti, oggi diremmo di abbigliamento, ma all'epoca erano tessuti, attraverso il teatro creavano una sorta di gioco di sponda. Dalla provincia si veniva a Bari per seguire l'opera o quello che veniva proposto e contemporaneamente si poteva fare shopping. Oppure si veniva per fare shopping e si approfittava per andare a teatro. Questa cosa, quindi, il fatto che molti rimarranno fuori dal teatro senza poter vedere lo spettacolo, darà il via finalmente alla costruzione anche del Teatro Petruzzelli, il quale oggi, lo diciamo in maniera simpatica, era ovvio all'epoca che Giacomo Puccini era l'astro nascente, mentre i compositori più famosi oggi li vedete immortalati sulla facciata del teatro, c'è il Centro Verdi, da un lato Rossini, dall'altro Bellini, all'interno del teatro ci sono i compositori nostri, quelli autoctoni, quelli della regione, però anche se girate nel quartiere Murattiano ci sono i bar dedicati a Mozart, ci sono i bar dedicati a Bellini, però a Puccini non c'è nulla. Quindi bene o male, prima o poi, questo debito nei confronti di Giacomo Puccini la città lo dovrà in qualche maniera assolvere. Durante la permanenza di Pietro Mascagni, Vittorio Scarano apprende che compagno di stanza, nonché collega di conservatorio a Milano negli anni giovanili, Pietro Mascagni aveva avuto proprio Giacomo Puccini. E poiché in quello stesso anno, a Torino, Giacomo Puccini raccoglieva il primo grande e proprio vero e proprio successo con Manon Lescaut, prova a brigare per utilizzare Pietro Mascagni come appiglio, come grimaldello, per riuscire a fare bis e avere a Bari anche Giacomo Puccini. Ci riuscirà due anni dopo e in occasione non della prima in assoluto, perché lui arriverà alla terza replica, in modo come un altro furbesco per poter accertarsi che anche a Bari Manon Lescaut raccogliesse il consenso del pubblico, quindi venire a letto fatto, a cose assodate, quindi senza il rischio della prima. Giacomo Puccini arriverà a Bari, alloggerà all'hotel Cavour, che era su Corso Vittorio Emanuele, a un centinaio di metri dal Piccinni, e assisterà anche alle repliche che saranno prolungate. Il soggiorno quindi si prolungherà esso stesso. In quell'occasione la città si consolida una sorta di rapporto sia di stima che di affetto nei confronti di Giacomo Puccini da un lato e di Giacomo Puccini verso la città, per l'accoglienza, per l'entusiasmo, per tutta una serie di motivi che magari adesso andiamo a toccare
nelle varie pagine, attraverso le varie pagine del libro, e coglierà l'occasione anche per, di questo ne parliamo un po' più in là, per visitare sia Castel del Monte che una parte dell'Interland barese, dando il via a una serie di altre ispirazioni. Manon Lescaut, primo successo al Regio di Torino, apre la porta a un fenomeno nuovo, a un modo nuovo, rivoluzionario, sia nel mondo del melodramma, ma soprattutto nel teatro del melodramma. Ma di questo ci parla Gian Domenico Vaccari. Non ho fatto nulla. Pronto? Bene. Buonasera. Allora, cominciamo a dire le cose fatte bene. Lui ha scritto la prima parte del libro, io la seconda parte. Quindi non è un libro scritto a quattro mani. È scritto una parte. Lo avevo scritto poi fra altre cose contemporaneamente, praticamente tra gennaio e febbraio di quest'anno. Punto secondo, io mi sono occupato degli spettacoli, cioè perché la cosa più giusta per parlare di un compositore d'opera e di un uomo di teatro così grande, così sterminato come è stato Puccini, è parlare delle sue opere e di conseguenza anche degli spettacoli sulle sue opere e degli spettacoli messi in scena a Bari e non solo, in un range temporale a Bari dal 1987 fino al 2008-2010. C'è anche un riferimento su una bohème allo Sferisterio di Macerata nel 1984, quindi andiamo ancora un po' di là col tempo. Il teatro era tutto per lui. Lui, che è stato comunque un grande compositore di squarci sinfonici, però non ha mai scritto una sinfonia organizzata, in forma sonata, non l'ha mai scritta. Ha scritto squarci sinfonici quasi sempre al servizio delle opere, oppure un pezzo di musica, un grande pezzo di musica sacra come la messa di gloria, o un capriccio sinfonico. Perché? Perché lui era prima di tutto un uomo di teatro. Lui non concepiva la musica senza il teatro, senza una storia, senza un libretto, senza un intreccio, senza una fiction, senza i personaggi da scolpire, da descrivere, anche da torturare e da uccidere, quasi sempre. Perché? Perché questo? Per tanti motivi, e non sempre nobilissimi, nel senso perché era più portato per scrivere per il teatro che per il sinfonismo. No, non è questo. Col teatro si facevano i soldi, col teatro si aveva successo e lui ne aveva spaventosamente bisogno e brama, e per il successo Puccini avrebbe calpestato tutti, ma non con cattiveria, ma con il riconoscimento di chi sa di essere un genio e deve assolutamente affermarsi, perché se un genio non si afferma, tutti quanti siamo impoveriti e ne paghiamo le conseguenze. Concepire oggi la storia della musica senza la sua presenza sarebbe dire prendere la storia del melodramma e buttarla tutta via. Ok, quindi lui era una persona estremamente competitiva, perché sapeva, oggi ne abbiamo le prove, sapeva che per avere successo occorreva sgomitare, perché c'era tanta
concorrenza, perché come ha detto opportunamente spesso Antonio, il teatro era l'unica grande forma di comunicazione di massa in quel tempo, si era ancora senza il cinema, per esempio. C'era il teatro di prosa e il teatro musicale. Sapete bene che il teatro di prosa italiana nell'Ottocento è stato poverissimo, ha dato veramente poco se confrontato al teatro francese, al teatro russo, al teatro americano anche. Noi siamo stati proprio poveri, poveri, abbiamo avuto pochi drammaturghi importanti e moderni, però abbiamo avuto tanti compositori d'opera che hanno sopperito, che era un'altra cosa, tanti compositori d'opera, abbiamo avuto la più alta concentrazione di compositori di d'opera del mondo nell'Ottocento. Puccini è l'ultimo. Puccini nasce nel 1858, quindi in pratica è sempre suddito italiano, mentre Verdi era nato a Parma sotto Maria Luisa, poi era diventato cittadino austro-ungarico, aveva partecipato al processo risorgimentale, aveva avuto una funzione al pari di Manzoni, la funzione di fare l'Italia, la funzione di creare una cultura nazionale. Tutto un segno più, un segno positivo, una costruzione. Puccini, quando arriva a 30 anni, siamo nel 1888, le speranze risorgimentali sono morte, sepolte, è un'Italietta umbertina, in crisi, spaccata fra nord e sud, travolta dallo scandalo della banca romana di 2 anni dopo, travolta dalla sconfitta di Adua, travolta da tutto, quindi c'era ben poco di cui essere contenti in quell'Italia. E Puccini non si pone proprio assolutamente il problema di costruire nulla, lui pensa a sé, al proprio lavoro, al teatro, al proprio successo. E per fare questo, come ho detto prima, scomita. E come? Antonio ha detto che lui viene nel 1895 qui con la Manon Lescaut, che era andata in scena 2 anni prima con un successo incredibile a Reggio di Torino. Questo giovane compositore che viene subito etichettato come l'erede di Verdi. Se c'erano due compositori diversi in tutto, in convinzioni personali, ma soprattutto nella costruzione della musica, erano loro due. E però, siccome cronologicamente finisce l'imperio di Verdi, comincia quello di Puccini, si dice è l'erede di Verdi, è una sciocchezza. Vabbè. Comunque il primo successo è la Manon Lescaut, però qualche anno prima a Parigi c'era stata una Manon grandiosa, grandiosa, scritta e composta da un grande compositore francese che si chiamava Jules Massenet. Bellissima, un'opera veramente abbagliante. Quindi quando lui dice voglio fare la Manon Lescaut, tutti gli dicono tu sei uscito fuori di testa, perché non è possibile che tu ti voglia confrontare con un modello, perché Massenet era un modello anche per Puccini. Lui, per tutta risposta, per far comprendere com'era lui, dice lui ha fatto la sua, io faccio la mia, e scrive al libretto di questa prima opera. Succede un pasticcio, ci mettono le mani sette persone, fra cui Ruggero Leoncavallo, il compositore amico suo, napoletano, figlio di magistrato, alto borghese, bravissimo compositore di libretti e autore poi dei famosissimi Pagliacci. E la Manon Lescaut ha un successo che sorprende tutti, sorprende anche da un certo punto di vista lo stesso Puccini, perché tutti plaudono, critica e pubblico, tutti dicono abbiamo il nuovo compositore, quello che dominerà le scene, ed effettivamente Puccini fino alla guerra domina, alla guerra 15-18 domina le scene. Quindi la scommessa
con la mano Lescaut la vince. Poco tempo dopo è chiaro che un compositore giovane si vuole, gli viene subito chiesto la seconda opera. Dovete sapere, fra le altre cose, che con Puccini comincia un'altra organizzazione economica del melodramma, cioè comincia l'industria culturale vera e propria, il mercato, cioè con una divisione dei compiti, cioè il produttore che sarebbe l'editore, che è anche il padrone materiale del materiale musicale, poi c'è il compositore e poi ci sono i librettisti incaricati. Lo scopo qual è? Non è quello di far cultura, quello se c'è bene e lo si farà, lo scopo è vendere le opere nuove nel maggior numero di teatri possibili al mondo, perché Puccini diventa un fenomeno planetario. Rossini, quasi 100 anni prima, non 100 anni prima, ma quasi, era stato un grande fenomeno italo-francese che allora era l'Italia e era il mondo, con una puntata su Vienna, quello era il mondo. Ora, il mondo di Puccini è tutto, sono gli Stati Uniti, l'Argentina, la Francia, la Spagna, la Russia, la Polonia, tutto. Quindi perché, che cosa significa? Come si chiama? Questo si chiama mercato. Lui è il primo. Seconda opera, Leoncavallo gli confida che sta studiando una trama bella 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 tratta da un romanzo francese, il titolo è La Bohème, il romanzo che io ho avuto anche la forza di leggere e vi assicuro è bruttino, si intitola Scene della vita di Bohème di Henri Murger. Puccini intuisce dalle parole dell'amico qualcosa, si va a documentare che cosa era questo, capisce che lì c'è la possibilità di scrivere qualcosa di bello. Lui, non Leoncavallo, comincia a brigare con ricordi per convincere il compositore a scriverla prima lui e la manda in scena. 3 anni dopo Manon Lescaut, sempre a Torino, la Bohème, sapete bene quello di cui tratta di una compagnia, di un gruppo di giovani artistoi, di artistucoli, diciamo, è il dramma della giovinezza, è il dramma della fame, è il dramma del freddo nella Parigi di Luigi Filippo d'Orléans. Leoncavallo se la prende, rompe parzialmente i rapporti con lui e scriverà la sua poema che andrà in scena l'anno dopo, con un successo di stima, niente di più. Ma non è finita qui per quanto riguarda la competitività di un uomo che aveva capito che bisognava scrivere per il pubblico e bisognava scrivere quello che il pubblico voleva. Voleva storie di donne? E lui era pronto a scrivere storie di donne. Bene, La Tosca, terzo grande successo, siamo nel 1900 al Teatro Costanzi, oggi si chiama Teatro dell'Opera di Roma. Ma l'editore aveva dato il testo di Tosca. Tosca era un drammone di Victorien Sardou, padre nume tutelare del teatro francese fin de siècle, un po' tra feuilleton e qualcosa di quel tipo, l'aveva data a un altro compositore che si chiamava Arturo Franchetti. Puccini, come sempre, arriva come un falco predatore, si documenta su Tosca, capisce che è un testo per lui, che è una trama per lui, che è un intreccio per lui. Va da Ricordi e dice: ma come hai potuto pensare di dare a quello la Tosca? La devo fare io, la Tosca, non lui non sa scrivere.
ricorda imbarazzato, poi è qui, poi là, poi va da Franchetti e gli dice: senti Arturo, fammi una cortesia, ritirati da Tosca, dai, fai il bravo. Franchetti, che non aveva sposato con grande passione questa cosa, dice: va bene, però in cambio mi dai il Cristoforo Colombo, che è un'opera scritta sulla vita di Cristoforo Colombo, che Franchetti scrisse e mise in scena con un certo successo. E nel 1900, febbraio, esce fuori La Tosca, un'opera spaventosa, un'opera crudelissima, un'opera senza speranza, dove tutti muoiono, come in un dramma di Shakespeare, dove tutti muoiono, dove non c'è un domani, dove non c'è niente, dove non c'è nulla, c'è solo amore, bramosia e omicidio e prevaricazione, repressione, perché come sapete La Tosca si svolge a Roma durante la repressione papalina della Repubblica Romana, di ispirazione mazziniana, che era stata sconfitta. Questo è per vi ho voluto dare qualche elemento sul personaggio. Era un bell'uomo Puccini, era un bell'uomo, fumatore spaventoso, 100 sigarette al giorno, poi 100 sigarette di quelle senza filtro, eccetera, tanto che poi fece una fine correlata a tutto questo fumare. Era un cacciatore, questo lo approfondirà Antonio, era profondamente toscano, fratico, si sentiva profondamente toscano, lui era nato a Lucca. Scusate, ma perché noi di Bari dobbiamo intitolare qualcosa a Puccini e la sua città c'ha un teatro bellino, perché è un gioiello, che si chiama però Teatro del Giglio, non si chiama Teatro del Puccini, che c'entriamo noi, scusate, perché dobbiamo colpevolizzarci, ci pensassero loro, che non ci hanno pensato. Noi siamo amanti dei forestieri. Vabbè. Ok, fra l'altro, quindi in questa prima parte vi ho un pochino tratteggiato che cosa è. Nella seconda poi parleremo del teorema Puccini, di come lui scriveva e raccontava tutte le sue terribili storie di donne. Ora ripasso la palla al primo autore. Allora, due passaggi nella narrazione, nel racconto che ha fatto Gian Domenico, che mi danno l'appiglio per due prospettive sul personaggio e sull'esperienza di Puccini in Puglia. L'una è legata all'antica amicizia con Pietro Mascagni, abbiamo detto, un'amicizia che andrà avanti per tutta la vita, che si consoliderà nel tempo, proprio perché ha radici forti, radici giovanili, radici di momenti di difficoltà, e come tutte le esperienze di questo tipo sono destinate poi a resistere nel tempo. Quella con Ruggero Leoncavallo era nata sul percorso di un'opera, della collaborazione per il libretto, e automaticamente poi, in virtù di quella competitività sulla quale adesso torneremo a breve, si consumò. Pietro Mascagni a Cerignola, poiché quando resti, quando hai un legame, un rapporto si sviluppa con la città, bene o male, poi queste cose le riprendi. La storia della cavalleria rusticana è tratta da una delle novelle di Giovanni Verga, che nella dinamica delle opere pucciniane, penso che Gian Domenico la riprenderà, crea una sorta di trade union in questo triangolo Verga, Puccini, Mascagni, che diventa circolare. Proprio nella cavalleria rusticana, un omaggio alla città di Cerignola, Mascagni decide di immortalarlo nell'opera,
quando l'uscita della messa di Pasqua, della messa domenicale, è accompagnata da un suono di campane che nell'immaginario di Mascagni rimandavano alle campane della chiesa dell'Assunta a qualche passo, tra l'altro avendo un parente di abitanti vicino alla casa di Mascagni a Cerignola, il riferimento torna utile. Quindi quelle campane si rifacevano alla memoria o al ricordo che aveva Mascagni della sua permanenza a Cerignola. Puccini, qualche anno dopo, in occasione della Tosca, decide di rendere in qualche maniera, si facevano questi giochi tra l'omaggio tra autori o il riferimento all'autore del quale avevi rispetto, lo stesso in un'altra opera c'è il riferimento del ventaglio che fa una sorta di occhiolino a Iago, al fazzoletto di Iago. Iago è Giacomo, come dire, personaggio verdiano dell'Otello. In questo caso Puccini, dando omaggio a Mascagni, riprendendo il gioco delle campane, quando in uno dei passaggi di Tosca descrive l'alba di Roma e l'inizio, questo gioco di rinvio dei rintocchi delle varie chiese romane, che cresce fino a quello della campana madre di San Pietro. Solo che, a proposito dell'essere competitivo, del voler primeggiare, della caratteristica tipica, si dice, si è detto nei confronti di Puccini, di essere pavone, di pavoneggiare, il riferimento alle campane non bastava. E Puccini ordina a una compagnia di strumenti e di fonditori di campane, riprendendo i suoni di un paesino vicino lì dalle sue parti, a Bargecchio, ordina le campane che devono avere determinate tonalità, che utilizza come giustificazione per la spesa, perché poi in questi casi era l'editore che doveva far fronte all'estro creativo e quindi alle nuove esigenze del compositore, lo giustifica per l'importanza dell'omaggio al personaggio che voleva fare Pietro Mascagni. In realtà era il suo voler affermare in maniera pavoneggiante questo riferimento. Le campane dovevano essere particolari, quindi ordina la fusione di particolari campane che attualmente sono ancora custodite alla fondazione di Bargecchio e che ogni tanto qualche autore riprende per dare un tocco o un rintocco, come volete, di originalità e alla proposta, alla rappresentazione, in questo caso di Tosca, nelle varie rappresentazioni. Lo ha fatto a Bari il maestro Veronesi in occasione di una presentazione, lo ha fatto il maestro Chailly alla Scala a Milano, ogni tanto recuperano quelle campane dalla fondazione perché erano le campane volute da Giacomo Puccini. L'altro riferimento, sempre sul discorso della passione, questo suo essere falco, ha usato questo termine poco fa Gian Domenico Vaccari, quando si fionda prima su Boemme e poi sulla Tosca per sottrarla agli altri. Beh, la passione della caccia, sì, la passione della caccia io l'ho accomunata, l'ho fatto in modo che ci fosse questo parallelismo tra Giacomo Puccini e Federico II, perché entrambi avevano un concetto della caccia, non si sono mai conosciuti naturalmente, sono epoche diverse, epoche completamente lontane, però il concetto, il rapporto che avevano con la caccia era un rapporto molto simile, quasi identico, perché entrambi avevano questo concetto quasi ambientalistico di quella che un tempo veniva chiamata l'arte venatoria, che non era legata al
al carniere pieno, quindi al ritorno, al rientro dalla battuta di caccia col carniere pieno, ma con un altro tipo di soddisfazione, che era quella della verifica dell'addestramento dello strumento che uno si utilizzava per la caccia, che non era lo strumento tecnico, ma quello animale. Il cane, nel caso di Giacomo Puccini, il falco o i falconi, nel caso di Federico II, verificare che tipo di progresso avesse fatto l'addestramento del cane o del falcone era il vero motivo di soddisfazione, l'essere ripagato di quella spedizione. E c'è un passaggio in cui proprio Giacomo Puccini lo racconta alla sorella, dove dice: sì, sono stato a caccia, mi hanno portato a Castel del Monte, tanta preda, tanta selvaggina, ma a me quello che piace di più è il verificare il progresso del cane, non sparare in questo caso col fucile lui, o come Federico II invece era il tirare con l'arco o con altre armi, ma vedere che tipo di progresso aveva fatto il falcone. E in questo credo che il parallelismo tra due grandi della storia, uno della musica, l'altro della storia in sé, credo che ci stia tutto. Allora, chi sono le donne di Puccini? Perché è fondamentale ed è una cosa assolutamente risaputa che comunque le protagoniste, i protagonisti delle sue opere, non di tutte le opere, di gran parte delle sue opere sono personaggi femminili. Facciamo una carrellata: Manon Lescaut, La Tosca, Madame Butterfly, Suor Angelica, Turandot, sono tutte donne. Cosa hanno in comune queste donne? Perché Puccini scrisse di donne? Vi ho fatto una premessa precisa: lui scriveva per il pubblico, lui scriveva ciò che il pubblico voleva, o comunque scriveva quello che pensava il pubblico volesse. Anche questo è un fenomeno che prima non c'era. Verdi non scriveva chiedendosi cosa avrebbe voluto il pubblico. Verdi scriveva le sue opere e il pubblico doveva essere educato alle sue opere, doveva accettare le sue opere, la sua musica e i suoi personaggi. Verdi, tanto per dirne una, aveva chiara la distinzione tra bene e male, tra personaggi cattivi e personaggi buoni. C'era sempre in fondo, al tunnel delle opere di Verdi, una luce che poteva essere la vittoria della giustizia o anche la sconfitta della giustizia, ma con un perdono, con una redenzione, con una conversione. Eravamo in pieno 800, il 900 è diverso. Non c'è più redenzione, conversione, non c'è niente. La differenza tra bene e male è sfumata. Soprattutto Puccini non dà giudizi morali, accetta i personaggi suoi per quello che sono e li guarda anche con una certa distanza, li descrive con una certa distanza, non si fa troppo coinvolgere, è molto crudele, tortura i personaggi. Perché? Perché il pubblico di allora voleva vedere le torture psicologiche, aveva una bramosia anche un po' mista a pruderie per questo tipo di trame, e Puccini viene da tutte queste trame ben costruite, ben strutturate. Però c'è un teorema, cioè c'è un fil rouge. Qual è il fil rouge? Il fil rouge non può prescindere da quello che era l'atmosfera culturale, proprio le travi culturali del nostro
paese alla fine del secolo. Che cos'era? Per capirlo, andiamoci a leggere il più grande scrittore italiano di fine secolo, che era Giovanni Verga, il siciliano, il catanese Giovanni Verga, anzi da Vizzini. Giovanni Verga scrive due grandi romanzi, Mastro Don Gesualdo e I Malavoglia. In questi due, arriviamo a Puccini, facile facile e semplice, c'è una intenzione ideologica da parte dello scrittore, che è quella di mostrare come i tentativi dei protagonisti, dei due romanzi, Ntoni per i Malavoglia, Ntoni, e Don Gesualdo Motta nell'altro, i tentativi per cambiare il proprio stato, che può essere uno stato sociale, avere più soldi, avere un riconoscimento pubblico, ascendere la scala sociale, cambiare il proprio status, sono tutti destinati al fallimento. Non esiste la possibilità, secondo Verga, che era profondamente un conservatore, al pari di Balzac da un certo punto di vista, ma un conservatore lucido, preciso, che capiva bene le strutture della società, non ci può essere progresso sociale. Verga lo dice chiaro e tondo, e quindi naturalmente gli si appioppa poi la patacca di reazionario e conservatore. Conservatore sì, reazionario è quasi un giudizio di valore, quindi che conta poco. Bene, Puccini fa la stessa cosa, identica, solo nel melodramma, in un'atmosfera che non è quella aspra e cattiva della Sicilia di Verga, ma è che nel melodramma che succede? Ve lo dico subito, andiamo un po' random, cominciamo da Madama Butterfly. Chi è la protagonista? Si chiama Cho Cho San ed è una geisha. Che compito hanno le geisha, oltre a quelle di essere comunque delle prostitute? Al tempo, nell'Ottocento, avevano il compito di conseguire dei matrimoni fasulli con gli ufficiali americani. Va bene? Erano fasulli, si faceva tutto una gran recita, e dopodiché, quando il signore americano si stufava, se ne andava, ed il matrimonio era nullo. Ma così non è per Cho Cho San. Cho Cho San, invece, una volta sposato col tenente di vascello, Pinkerton dice: io sono una sposa americana e quindi ho tutti i diritti della sposa americana. E no. E quindi viene sconfitta, viene costretta al suicidio e, soprattutto, cosa ancora più grave, perde il proprio figlio, perché Pinkerton va con la vera sposa americana, o con la legittima sposa americana fra virgolette, e si prende il figlio. Non c'è veramente dramma più crudele di quello, ancora più crudele di Tosca, però, e lei vuole cambiare il suo status e non può. Un altro esempio, Suor Angelica. Io mi fermo. Quando il professore passa, poi io continuo. Arrivederci. Grazie. Prego. Suor Angelica, che fa? Suor Angelica è una nobildonna nel 600 in Spagna. Che fa? Suor Angelica è di buona famiglia, può fare ciò che vuole, purtroppo si innamora di un giovane, ci fa l'amore e resta incinta, fuori dal matrimonio, fuori da ogni cosa. Che succede? Viene presa e chiusa in un convento. Il figlio viene fatto crescere dalla famiglia. Il figlio, dopo 3 anni, muore di malattia. Allora succedeva.
la zia principessa va, comunica e Suor Angelica si suicida avvelenandosi, già da suora si suicida, un altro dramma cattivissimo. Cosa aveva fatto Suor Angelica? Aveva cercato di essere una donna libera quando non si poteva, quindi non c'è niente da fare, Puccini la punisce. Finisco con Tosca, che sembra quella più strana, anche Tosca è la stessa cosa, perché poi non, quando andiamo a vedere la Tosca ci dimentichiamo sempre una cosa fondamentale: Tosca era una cantante di regime, il regime era quello del Papa, era una cantante, era un'espressione del potere e quindi come tale doveva teoricamente attenersi a certi comportamenti, non certo innamorarsi di un giovane pittore più giovane di lei, che era di simpatie mazziniane, ma forti simpatie, tanto è vero che era nella lista nera di Scarpe. Scarpe era il capo della polizia paparina, arrivata da pochi mesi da Palermo. Andrete a vedere la Tosca e vedrete Scarpia che ha 70 anni, con la parrucca bianca, eccetera. Tutte bugie. Scarpia aveva 28 anni, praticamente l'età di Cavaradossi. Erano ragazzi, era Tosca che era più grande. Tosca, cosa ha fatto Tosca? Perché cambia il proprio status? Perché rivendica una libertà sessuale che non le era consentita, lei cantante di regime, e quindi viene punita. E muoiono tutti. Non c'è mai possibilità di cambiare la propria collocazione. Non c'è, come Verga, non c'è mai progresso sociale. Perché? Perché Puccini al progresso sociale non credeva. Puccini, signori miei, è duro. Nelle presentazioni ogni tanto vedo qualche faccia sconcertata. Non qui, ma qui siamo a Bari, siamo un po' più cinici. Ma fuori Bari ogni tanto vedo delle facce sconcertate quando io dico: guardate che Puccini non credeva in nulla, ma proprio in nulla che non fosse se stesso e il teatro e le opere da comporre e il teatro e il mercato. Non credeva in nulla, non credeva nella patria, non credeva nella patria. Una prova: scoppia la grande guerra. Non trovate una pagina di Puccini dove lui sostiene l'intervento, assolutamente no. Uno, perché aveva simpatie per la Germania; due, perché la guerra avrebbe provocato la chiusura dei teatri e un gran danno per lui e per la filiera produttiva di cui lui faceva parte, perché lui era sempre dentro un'organizzazione industriale. Lui non ama la guerra, è una seccatura la guerra, non la sosterrà, naturalmente verrà accusato di disfattismo, di quello, quell'altro, tutte le... il nazionalismo montava, devo dire, Puccini è morto a tempo, come Kafka, perché Kafka sarebbe finito in un campo di concentramento perché ebreo. E Puccini forse sarebbe diventato fascista, non si sa come divenne Mascagni, accademico d'Italia, insieme a Respighi, grandissimi compositori con questa sfortuna di essere stati contemporanei con tempi complicati. Puccini si leva d'impaccio nel 1924, ma quello era comunque la sua idea fondamentale del mondo. Il mondo è un teatro. Il mondo è un teatro, il mondo è il teatro, è il mio teatro, e nel mondo non ci può essere un vero cambiamento, e io devo descrivere le disperazioni di chi vuol cambiare ma non può. Questo è. Quindi la prossima volta che andate a teatro a vedere un'opera di Puccini, ricordate che sono opere molto più complesse di quel che sembrino, che sembrano delle storie un po' facili, storie anche un po' sentimentalone, eccetera. No, sono opere sofisticate, complesse e nate da una profonda riflessione, nota per nota. La morte di Mimì nella Bohème è un'alchimia
incredibile che ci fa piangere tutte le volte che la sentiamo. Non è possibile. Noi la conosciamo. Io l'avrò vista 200 volte nella mia vita, anche di più, però tutte le volte mi commuovo. Perché? Perché come è scritta, la combinazione dei suoni e delle parole è diabolica, perché lui era un diavolo da questo punto di vista, e commuove. Questo era lui, un genio incredibile. Tanto genio, così chiudiamo, tanto genio che oltre ad essere come l'antesignano sia del teatro e quindi del teatro a teatro nell'opera e quindi essere un maestro nel far narrare la musica utilizzando la musica sia poi successivamente a cinema. E la controprova ce l'abbiamo tra i tanti compositori che hanno in qualche maniera, qualcuno dice saccheggiato, qualcuno dice pescato a piene mani nei temi pucciniani, a volte anche in quelli di altri, ma in Puccini più che in altri, in varie maniere. Noi abbiamo casi in cui è dichiarato utilizzo la colonna sonora o il commento musicale perché è tratto da quel passaggio dell'opera, della sinfonia di quell'autore ed è ben chiaro, l'esempio quello più lampante, quello più facile, quello più immediato è la scena degli elicotteri in Apocalypse Now con la cavalcata delle valchirie di Wagner, lì è la musica di Wagner che va come sottofondo ad una scena. Altre volte invece sono stati gli appigli, gli spunti, l'incipit per alcuni compositori che hanno poi sviluppato temi particolari partendo dall'idea, da quello spunto, da quelle poche note di un autore, e questo l'hanno fatto in tanti, anche meno, come dicevo prima, qualcuno anche impensabili. Morricone per sua stessa ammissione ha pescato tanto in Puccini, nell'incipit dei temi di C'era una volta in America, della leggenda del pianista sull'oceano e tanti, Nino Rota, magari questi erano personaggi che frequentando il conservatorio e avendo familiarità con quei temi musicali, per forza di cose, succede anche a noi che scriviamo, quello di rifarsi a autori dei quali ti è piaciuto quel passaggio. Rizzo Ortolani, quando compone le musiche per Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli, va l'incipit. Lui poi, Morricone come Ortolani, sono stati in grado di utilizzare solo il piccolo passaggio, il piccolo accordo per sviluppare poi i temi musicali. Rizzo Ortolani si rifà alla fanciulla del West, ancora una volta di Puccini, per il tema portante di Fratello Sole, Sorella Luna. E nel momento in cui serviva che facesse partire lo hanno chiamato a telefono, è il momento in cui bisognerebbe far partire il video. Ok, perché ce n'è un altro di compositore che ha composto una colonna sonora ed è partito proprio dalla Manon Lescaut. Questo è l'intermezzo che non ascoltiamo per intero, lo andate poi a cercare, lo seguite, qui è la parte finale dell'intermezzo, perché ci serve a riconoscere in qualche maniera. Io vi... Soffermatevi nella parte finale sulle note della fine dell'intermezzo, dovrebbero essere riconoscibili
a tutti. Poi adesso vediamo. Non parte? No. Parte. Sì. Anche se è più di un minuto non è un problema. L'avevamo preparato. Sì, è solo che è andato in stand-by. Canta la tua, Antonio. Ma il problema è, non è cantato, non è un cantato. Possiamo fare una domanda? Arriva. Antonio, c'è una domanda. Possiamo fare una domanda agli autori nel frattempo? Ma certo, sì. Mancherebbe. Allora, io volevo fare una domanda che riguarda... che riguarda i personaggi femminili, no? Di Puccini, perché la critica ha parlato molto di questo aspetto, diciamo, decadente. È molto moderno, cioè l'ultima rivalutazione, diciamo, della critica va più verso questo decadentismo di questi personaggi femminili. Avete sentito? No, non l'abbiamo sentito. Allora, riguardo ai personaggi femminili di Puccini, c'è stata una rivalutazione della critica rispetto a questo aspetto decadente, comunque che si inserisce bene, diciamo, nella modernità. E volevo sapere da due autori un parere dal punto di vista della regia di tante messe in scena che negli ultimi 20 anni si sono succedute, diciamo, sul territorio italiano, per esempio quella di Vivien Hewitt, che è ad aspetto più introspettivo e psicologico, fino a quello di Pizzi, che quest'anno ha, diciamo, seguito la regia di Madama Butterfly al Petruzzelli. Quindi a voi non sembra, diciamo, opportuna tutta questa esagerata interpretazione moderna delle opere di Puccini, oppure ha un suo perché? Signora, ogni interpretazione ha un suo perché. Non c'è un copione con cui non c'è un codice con cui si dice si deve mettere in scena qualunque opera, non solo le opere di Puccini, qualunque opera: Verdi, Mozart, Rossini, Wagner, Bellini, Gluck, chi si vuole, come il regista e lo scenografo vuole. Quindi non c'è mai. Quello che lei ha detto è assolutamente giusto in un aspetto. Puccini è stato l'ultimo grande compositore decadentista, dove però il termine decadente è tutt'altro che un termine dispregiativo, è un termine elogiativo, perché il decadentismo letterario è stato uno straordinario fenomeno ricchissimo di grandissimi capolavori. Perché si chiama decadentismo? Perché si decade da qualcosa, da un ruolo, no? Si decade, perché prima l'artista era qualcosa e poi non lo è più. E ve l'ho detto prima con il paragone con Verdi. Verdi era Verdi doveva costruire l'Italia, aveva questo compito, che non è che si era dato questo compito, si trovò in quel tempo e quindi partecipò. Puccini non doveva costruire assolutamente nulla, doveva essere al servizio del mercato,
e quindi siamo in epoca decadentista. Pensate a Oscar Wilde, per intenderci, siamo lì. Quello è il clima. Poi, come lo si voglia mettere in scena, questo appartiene alla libertà interpretativa di ognuno di noi, di ogni regista. Io nel testo, per cui vi invito a comprarlo e leggerlo, descrivo le regie di tutta una serie di grandi registi che hanno segnato un'epoca proprio nella interpretazione delle opere di Puccini. Tutto qui. C'è anche un altro aspetto, voglio completare. Noi tutti quanti noi sì, siamo un po' a volte reattivi nella proposta della messa in scena in maniera diversa, perché la fedeltà allo spartito musicale, quella è in qualche maniera quasi intoccabile, anzi ogni sforzo, lo sforzo di ogni orchestra, di ogni direttore quando propone è quello di essere il più fedele possibile allo spartito iniziale, quindi interpretare al meglio quello che erano le intenzioni del compositore. Credo che sia un po' diverso nella cosiddetta messa in scena, dove i codici oggi di comunicazione con le nuove generazioni sono completamente diversi, e al di là delle esagerazioni o al di là degli eccessi estri creativi, se i nuovi codici riuscissero a fare in modo di stimolare gli interessi delle nuove generazioni, magari è un po' come quello che è successo nella storia dell'arte: tradire la tendenza precedente era un percorso necessario per andare avanti, per evolvere. Il concetto di tradizione è un concetto di positivo, tradire il precedente per poter andare avanti. Non sempre è piacevole, è stato all'occhio questo processo, ma è stato così nella dinamica delle cose, fatta eccezione, e su questo chiudo, per quelle che erano in questo caso, nel caso della tradizione, per quelle che erano le strutture devozionali. Le strutture, le chiese, le basiliche non erano né palazzi né musei. Se le basiliche e le chiese nascono con uno stile architettonico per trasmettere messaggi di catechesi, messaggi anche sincretici, se uno stile, come è successo col barocco nei confronti del romanico, tradisce, ma in questo caso nel senso negativo, cioè si annulla o nasconde il messaggio per cui il romanico evidenziava, il messaggio biblico-teologico, credo che sia stato opportuno a un certo punto procedere con quella che è stata chiamata la debarocchizzazione di molte nostre chiese, ma questo è solo in funzione o in riferimento alle strutture devozionali, perché nascono come spazio per la devozione, non per la musealizzazione o per l'abitazione. Tutto qua. Allora, abbiamo ripreso, vediamo un attimino se riusciamo ad ascoltare questo brano e a riconoscere qualcosa. Dove ti posizioni, basta che l'importante è che si riesca a sentire, va bene. Anche se ce lo dobbiamo sentire tutto. Dobbiamo riprovare. Oh, era partito. No, è solo che ogni volta va in protezione la... Altrimenti ci rinunciamo e chiudiamo. No, è un peccato perché... Scusa un momento, riproviamo, vediamo. Va bene anche solo l'audio. Eh sì, a questo punto... Allora, facciamo l'ultima volta, l'ultima prova.
e vediamo che succede. Sì, sta andando? No, non carica. Va bene, allora niente da fare. Aspetta, 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 vediamo. Può darsi sia il discorso della batteria. Vuol dire che lo farete come esercizio a casa, tornando a casa prendete l'intermezzo di Manon Lescaut. È un peccato. Allora, no, per citare le influenze, così lo svelo io, una cosa, facciamo una cosa come si dice di giorno. Allora, Puccini è stato influentissimo non tanto nella musica classica quanto nella musica da cinema. Nella musica classica il compositore secondo me ha riferito di più è stato Giancarlo Menotti, che ha citato moltissime volte atmosfere e milieu pucciniani. Rota solo nel Gianni Schicchi, solo lì ne trae ispirazione per soprattutto per il Cappello di Paglia di Firenze. Ok, ma è nel cinema che Puccini è stato stracitato. Quello che lui stava cercando disperatamente di farvi sentire è la Manon Lescaut ha una particolarità a metà fra il secondo e il terzo atto. Puccini compone un incredibile intermezzo, bellissimo, un pezzo, uno squarcio sinfonico che può avere attinenza alla trama e può anche non averla. No, è arrivato. Alla fine dello squarcio sinfonica sentirete qualcosa, se non lo riconoscete vi supporterete. Lascia così. Aspetta. Torna un poco più indietro. No, sono andato molto indietro. Ancora indietro? È Guerre Stellari, bravo. È John Williams, grandissimo compositore di tutti i film di Spielberg. È una citazione, quella è proprio una citazione. Io che ho avuto modo di mettere in scena la suite di Guerre Stellari nella stagione sinfonica di Palermo, una strumentazione mostruosa, enorme, però a un certo punto la Manon Lescaut. Bello, molto bello, molto bello. John Williams, grandissimo compositore. Allora, posso prima di chiudere, volevo farvi una domanda a proposito, sì, proprio a te, Gianmarco, sì.
No, anche perché la curiosità nasce dal fatto che, come dicevo anche a tua moglie qui tra il pubblico, perché è nata questa rassegna stampa, no? Perché qui gli autori parlano di quello che scrivono? Perché riportano l'esperienza, cioè, di personaggi o che si sono inventati o che sono esistiti, no? E interpretano la loro storia o la riportano fedelmente. Quando parlavi di Puccini, che praticamente era freddo, lontano, al teatro non faceva... No, ah, non freddo? No. No, freddo, no, nel senso distaccato, no? Forse. Ah, non credeva... sì, sì, giusto, giusto, giusto. Sì, che non credeva in quello che veniva rappresentato, giusto? No. Che cosa, in che cosa non credeva? Allora, perché devo fare la domanda, perché c'è una domanda che ti voglio porre. Verdi credeva in Dio. Ah, Cini no. Ah, Verdi credeva in Dio. Perfetto. Allora, io quello che mi domando, no? Nel momento in cui c'è questa rappresentazione, le persone sono a teatro e vedono questa rappresentazione, no? Portano a casa l'esperienza che vedono, giusto? Quindi, ma la speranza delle... cioè, siccome noi siamo mossi da speranza, no? Siamo, come del resto, io sono mosso dalla speranza, per esempio, di migliorarmi, no? Di fare in modo che, per esempio, possa per esempio anche essere d'aiuto per qualcuno, che possa fare in modo che la mia esperienza possa essere utile ad un altro, no? No, nel senso, mi domando, le persone che erano a teatro, no? E che osservavano, cosa portavano a casa? Cioè, portavano a casa un po' quello che... partivano con quello che erano... ritornavano a casa con quello che erano, avevano già in sé, o comunque portavano qualcosa che potesse migliorarli, oppure... come dire, arrivare alla considerazione, dice ok, le cose non cambieranno mai, e praticamente quello che siamo andati a vedere non è altro che una riconferma che in effetti quello che ci circonda è forse qualcosa che fa parte del destino, di un disegno divino, e quindi non possiamo farci nulla. Non è così. Allora, prima di tutto lui parla di storie private. Va bene, e fa costruisce una galleria di personaggi che tentano di cambiare e non ci riescono. Va bene. È chiaro che poi la storia cammina, la storia cambia, c'è il succedersi delle generazioni, ma uno non va a teatro. Cioè, io vado a teatro. Sai perché vado io a teatro? Io vado adesso per divertirmi, per sentire della gran musica, se c'è, e del buon teatro. Ma quello che sono io, nessuno spettacolo mi arricchirà, perché io o sono povero o sono ricco. L'esperienza del teatro è breve e si consuma in quelle 2 ore, poi ognuno torna quello che è. Prova. Andate al cinema. Quando uscite dal cinema per 5 minuti di orologio siete ancora dentro il film, poi però, pluff, come una bolla di sapone, finisce e ti ricordi. Non c'è da arricchirsi, c'è da andare a teatro a vedere la storia di Tosca, a ricordarsi che cosa fu la Repubblica Romana, a commuoversi, a piangere, a fare, cioè, tutte le, a esercitare le reazioni che sono connaturate all'essere umano. Ma io, al pari di Oscar Wilde, scusate, ma lui, non credo che l'arte abbia un messaggio. L'arte è l'arte. L'arte è l'arte, che può essere funzionale a qualcosa, anche di sociale, di politico, eccetera. Ma non me la sento di dire il messaggio, non ci credo, non ci ho mai creduto. Per esempio, ci sono film che io
ho visto una volta, sono stato così male, ho detto non tornerò mai più a vedere un film del genere, perché sono stato male. Un'opera come Tosca fa star male, un'opera come Suor Angelica o come Butterfly con la storia dei bambini fa stare malissimo. Però poi, va bene, al limite quello che possiamo dire è toccare con mano la crudeltà dell'uomo, quello sicuramente, la crudeltà dell'uomo nei confronti delle donne sicuramente, che poi lui non credesse in nulla, che fosse un conservatore come Verga e come tanti altri, questo poco importa, d'accordo? Io, l'arte non è una cosa utile che può essere tradotta in una utilità immediata, non è possibile, non è così. Bene, ci sono delle domande? Erano già state fatte. Già state fatte altre domande? Una ancora? Ah, ok. Signora. Volevo dire che lei non mi ha risposto, però forse non mi sono spiegata benissimo. Io con il termine decadentismo intendevo sapere la sua opinione su, vabbè, la volgo in un altro modo la domanda. Cioè, gli elementi di modernità, per esempio, oggi come oggi, in un personaggio come Madama Butterfly, secondo lei? Allora, la Butterfly è un'opera in cui c'è dentro Cho-Cho San, è un'opera modernissima perché è un monodramma, scritta tutta sul personaggio, è una specie di lungo ed infinito monologo interiore di Cho-Cho San. Questo è il modernismo di Puccini, al pari di Italo Svevo, al pari nel senso con lo stesso criterio, non che sono simili, a parte al pari anche di tanta grande letteratura anglosassone, dove si parla di quello, lo stream of consciousness, il monologo interiore. In questo la Butterfly è un dramma modernissimo, solo in questo. La struttura invece musicale è una struttura di transizione fra il vecchio e il nuovo Puccini, perché nel 1904, quando lui scrive e mette in scena, raccogliendo alla prima sera un diluvio di fischi, ma brutti anche, lui è in fase di transizione compositiva, sa che il suo tempo sta scadendo, ci sono compositori che scrivono musica nuova e soprattutto Richard Strauss, che diventa un grande competitor per lui, il compositore del Cavaliere della Rosa, della Salome, dell'Elettra, grande compositore, straordinario compositore tedesco. Lui sente il fiato di Strauss sul collo e vuole rinnovarsi. E la Butterfly fa parte di questo lento processo di rinnovamento che culminerà poi con la Turandot. In questo la Butterfly è sicuramente forse la prima vera opera modernista di Puccini. Risposta. Grazie. Prego. Chiudo, perché è servito su un piatto d'argento. Abbiamo ascoltato poco fa Guerre Stellari, no? L'incipit di Guerre Stellari. Guarda caso, citando Richard Strauss, e dal suo incipit parte invece la colonna sonora di 2001, Odissea nello spazio. Cioè, e il quadro e il cerchio si chiude. Zarathustra. Grazie. Un simbolico, però non è un'opera, eh?